L'associazione Potenza Città per le Donne, in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna, considerato il drammatico momento, insensato e inspiegabile che stiamo vivendo, ha scelto di approfondire il tema delle donne costrette a spiegare la guerra. Si è voluto dare voce alle donne che vivono in Basilicata. Anche qui, a Maratea, dal Palazzo di Città, dove in remoto si sono collegati con Potenza il sindaco, avvocato Daniele Stoppelli, il vice sindaco, ragioniere Alessandro Collutis, l'assessore all'artigianato Renato Accardi e l'assessore al turismo dottoressa Valentina Trotta. Erano presenti nell'ufficio del sindaco di Maratea la signora Marianna Zapitoska, nata in Ucraina, vive in Italia dal 2002, cittadina di Maratea. La signora Margarita Yefimova, vive a Maratea dal 2015. La signora Natalia Skrokniuc, arrivata 2 giorni fa a Maratea con la piccola Anna. E la signora Luda Skrupniuc, vive a Maratea dal 2002. L'evento ha ottenuto il patrocinio della consigliera regionale di parità della Basilicata Ivana Pipponzi, della provincia di Potenza, di Legambiente Potenza, nonché il supporto organizzativo del Lions Club Potenza Host. Oggi è l'8 marzo, la giornata internazionale dei diritti della donna. Avremmo voluto festeggiare le conquiste che in questi oltre 110 anni si sono verificate nel campo politico, sociale, economico e che hanno portato le donne ad essere sempre più affermate e protagoniste dei cambiamenti della nostra storia. Purtroppo, invece di parlare degli obiettivi che noi vorremmo avere per la parificazione tra uomo e donna, abbiamo dovuto preoccuparci ed occuparci della guerra in Ucraina, dove le donne, le mamme, le nonne ucraine stanno soffrendo le conseguenze di una guerra crudele, a partire dai bombardamenti notturni che impediscono la quiete, il riposo, il sonno, a seguire con la fame, la mancanza delle materie prime, le case, la perdita totale delle case dovuta ai bombardamenti, l'esodo di milioni di persone che si devono spostare perché le città sono assediate. Allora le mamme soffrono e sono preoccupate per i loro figli, per i mariti che sono costretti ad andare in guerra. È una situazione di una tristezza infinita e stanno scorrendo fiumi di lacrime e di sangue in Ucraina. Quindi la nostra vicinanza oggi alle donne ucraine come Maratea è una vicinanza sentita, ma soprattutto perché noi vogliamo ribadire il diritto alla libertà del popolo ucraino. Ogni ucraino ha diritto di vivere liberamente nel proprio territorio e nessuno Stato può invadere un altro e togliere questo diritto del vivere civile. Quindi noi facciamo auspicio a che si trovino soluzioni diplomatiche e si metta fine a questa guerra come a tutte le guerre che non hanno nessuna giustificazione e non hanno nessun motivo. E come il Santo Padre ha detto, fermatevi. È giusto il momento che la Russia si fermi e restituisca la libertà al popolo ucraino. Oggi, sindaco, solidarietà da parte sua, degli assessori qui del comune di Maratea, alle donne ucraine sia qui a Maratea, sia a Potenza, sia in tutta la regione. Ma la solidarietà a Maratea continua, sabato c'è la marcia per la pace. Sì, noi abbiamo un nuovo impegno sabato con la coperta della pace che simbolicamente ripercorrerà le strade di Maratea e noi vogliamo con la coperta della pace indicare un bene prezioso che finché uno ce l'ha non ne dà grande valore, però la pace è il bene prezioso che permette a tutti di vivere liberamente e in armonia con l'ambiente e con gli altri. Sono con Marianna che oggi racconta diciamo la guerra in questa in questa giornata dedicata alla festa della donna, ma una giornata che un'associazione di Potenza ha voluto questo incontro. E allora Marianna, raccontami un pochettino come stai vivendo questa tragica guerra e soprattutto chi è rimasto a casa. Buongiorno, diciamo che in questo momento c'è molta preoccupazione. In Ucraina ho tutta la famiglia, mamma, nonna, gli zii che sono appunto, non vedono l'ora che si possa arrivare a un accordo più breve.
Siamo qui con altre donne, altre mamme in pensiero per le donne che stanno per arrivare in Italia, che sono già arrivate, anche per le donne che abbiamo lasciato in Ucraina. Certo. La nostra speranza è che veramente si arrivi al più presto a una conclusione pacifica e che finiscano di bombardare le case, di distruggere le famiglie, spezzare i legami. La speranza. Certamente, certamente. Senti, hai sentito mamma in questi giorni? Sì, l'ho sentita poco fa, fortunatamente sta bene, però giustamente la notte non riescono a dormire perché sono molto preoccupati, poi sentono le sirene, i bombardamenti. Questa giornata vissuta, ecco, qui al comune di Maratea insieme alle donne, ecco, che stanno a Potenza, come l'hai vissuta? È stato un bellissimo momento di condivisione, viva la donna, viva le forze delle donne, di queste mamme che arrivano in un paese vicino ma comunque straniero portando i bambini e niente, speriamo che il tutto finisca al più presto. Infatti che non abbiamo nemmeno immaginato è arrivato quello che è molto improvvisamente, non abbiamo aspettato, questo si può dire anche un colpo alla schiena dai nostri cosiddetti fratelli. Io sono nata in Ucraina a Kharkiv, quella è la seconda città di Ucraina che più grande, diciamo, la città dopo il Kiev, la capitale. Sono di nazionalità russa, sono russa, ma tutti i miei parenti abitano lì da parecchi anni, più di 300 anni che abbiamo vissuto e non abbiamo nemmeno i parenti in Russia. E quindi sono russa ma sono ucraina. Certo. Per questo momento tutta la mia famiglia è rimasta lì, proprio a Kharkiv. C'è la mia mamma, la sorella, la famiglia della mia sorella, il suo marito, il nipote, poi anche mio nipote già sposato, pure c'è la sua famiglia che abitano tutti vicino. E quindi per questo momento non possono, diciamo, scappare dalla città, perché c'erano altri anziani, hanno la mia sorella, pure la suocera, quindi non possono lasciarli e nemmeno vogliono spostarsi. E quindi sono, per il momento sono unite tutte le donne, fanno come si dice, lavoro volontario, sì. Aiutano le persone che sono rimaste lì, aiutano a portare il cibo che ha bisogno, che era diciamo solo, è rimasto solo, era solo già prima della guerra, e quindi combattono in questo modo. Certamente, certamente, ecco, l'auspicio che tutto questo finisca presto, vero? Speriamo, sì, questa è la nostra speranza, perché c'è pure la piccola nipotina che ha 11 mesi, però sono spostati verso il centro di Ucraina a Poltava, che hanno pure i parenti. Certo. E questa è la nostra speranza, i nostri figli, i nostri bambini, speriamo che questa follia finisce. Venerdì 5 marzo ho partecipato come rappresentante dell'ANCI Basilicata e ovviamente del Comune di Maratea alla Marcia della Pace organizzata proprio da Roma Capitale, che è partita dal Campidoglio con il sindaco Gualtieri e ha raggiunto il Colosseo. Lì ho incontrato anche una delegazione ucraina alla quale ho fatto vedere anche il nostro Cristo illuminato con i colori della bandiera e ho portato a loro il nostro messaggio di solidarietà da Maratea. Assessore, abbiamo detto sabato una importantissima manifestazione per la pace anche qui. Come si svolgerà? Allora, insieme alla Protezione Civile, al Forum delle Associazioni, abbiamo organizzato appunto la Marcia della Pace prevista per sabato 12 marzo, con partenza alle ore 19 da Piazzale Padre Pio. Porteremo la coperta della pace che ha già sfilato nel 2019, poi per ovvi motivi non si è potuto ripetere l'evento.
Proprio questa sera sarò al Lago Negro a ritirare la coperta della pace insieme alla delegazione della Protezione Civile e percorreremo tutto il centro storico fino ad arrivare a Piazza Buraglia, dove poi ci saranno le testimonianze anche delle donne ucraine che oggi sono state qui con noi.